Ciao a tutti ragazzi, benvenuti oppure ben ritrovati sul mio canale. Questa è la mia bici, ormai avete imparato a conoscerla e con lei ho appena fatto un viaggio di 2500 km in Irlanda lungo la Border Atlantic Way. Panorami e paesaggi da sogno, insomma state vedendo adesso qualche immagine, non vedo l'ora di raccontarvi di più sul canale, ma in questo viaggio una delle cose più piacevoli è stata non forare, sì, perché chi viaggia in bicicletta lo sa bene, quando si fora è sempre una sbatta, comunque insomma ti rende un po' più antipatica la tappa. In particolare non ho utilizzato i Vittoria Terreno Dry, dei quali vi ho già parlato in un altro video, anche quelli li ho utilizzati per viaggiare sempre su asfalto in America per farci più di 6.000 km, comunque trovate più informazioni sul video che vi lascio adesso a schermo. Li ho montati perché io questi li uso per fare tutto, da andare a farci la spesa ad andare a fare l'Abruzzo Trail, ma ho scelto insieme a Vittoria, insieme a Tommaso, una coppia di copertoni che insomma è molto particolare, ma sì. Tommaso, spiegaci qualcosa di più su questi copertoni. Beh sì, diciamo quando abbiamo iniziato a parlare di questo tuo viaggio, principalmente totalmente su asfalto, abbiamo iniziato a valutare le possibilità. Il terreno zero è risultato essere la scelta migliore perché combina un battistrada liscio, slick completamente nella parte centrale, con un battistrada leggermente tassellato sul fianco per darti grip, sicurezza in quei contesti in cui magari l'asfalto o il fondo non è perfetto. Anche la scelta della misura si è decisa, definita in base alle condizioni del viaggio. Hai viaggiato molto carico, quindi con tanto peso sulle ruote, ma allo stesso tempo su asfalto. Quindi la misura 32 è risultata essere, diciamo, la soluzione ideale per mantenere buona scorrevolezza e comfort. Aggiungo che tra l'altro ho viaggiato in un ambiente che, come suggerisce adesso il meteo che ho portato dall'Irlanda fino a qua, ho viaggiato con anche tanta pioggia, quindi asfalto bagnato, asfalto non perfetto, tra l'altro un po' insomma butterato, non di ottima qualità, ma ci sta, siamo in Irlanda, un paese iperpiovoso, e il fatto di aver avuto qua sul lato del battistrada non un carro armato, detto in gergo tecnico, ma comunque una parte più pensata per dare grip in caso di curva, sì. Questo è servito. Io mi sono sentito particolarmente sicuro ad utilizzare questi copertoni e tra l'altro, come dicevo prima, non ho mai forato, ma hanno anche tenuto sempre la corretta pressione, la pressione che volevo io, per tutta la durata del viaggio. Li ho gonfiati solo una volta a Galway, quindi fantastico, fantastico. Diciamo la sicurezza è stata, diciamo, aumentata, comunque garantita anche dalla costruzione che riconosciamo dal fianco grigio, antracite, la versione con maggior resistenza soprattutto alle forature sul fianco. Riconosciamo, ecco qua, dai segni che avevi fatto all'inizio, che sono proprio loro, sono le stesse, esatto. Gomme. Per concludere il tema della sicurezza, hai utilizzato la versione tubeless, ovviamente con sigillante, e in abbinamento all'airliner gravel, che ecco sono gli stessi che hai utilizzato per il tuo viaggio, li vediamo qua. Questo inserto ti ha permesso di mantenere la gomma, il pneumatico perfettamente in posizione sul cerchio, e qualora, per fortuna non c'è stata l'occasione, ma qualora avessi avuto perdite di pressione o una foratura, ti avrebbe garantito di mantenere la gomma sul cerchio, di poter continuare a pedalare fino alla prima assistenza. Esatto, perché comunque non ero in mezzo a nulla, non ero in mezzo a deserto come per esempio ero in America, ma montando dei cerchi in carbonio bisogna averli inserto, perché in caso succeda qualsiasi cosa, ovviamente c'è il liquido sigillante, quindi sì. In caso di micro forature c'è il liquido che interviene, sì. Però in caso squarci il copertone devi avere per forza qualcosa che ti porti a pedalare una decina di chilometri, 20 chilometri massimo, nel punto, esatto, di assistenza più vicino. Esatto, esatto. E nel caso invece di magari perdita lenta di pressione che non ti accorgi subito, non la noti, con l'inserto hai la garanzia di avere sempre il tallone ben posizionato sul cerchio, e questo ti permette di avere maggior sicurezza. Diciamo ancora una volta, io non ho mai forato. Abbiamo adesso controllato con la lente di ingrandimento, c'è qualche microscopico tagliettino, quello è stato senza problema risolto dal sigillante, ma come dicevo a Tommaso poc'anzi, prima di iniziare a fare il video, io mi ero portato il contenitore, no? Il portaattrezzi di Vittoria che ho posizionato qua sul telaio, e non l'ho mai aperto per tutta la durata del viaggio. In ogni caso, in caso di necessità, avevo il pit stop, che è il gas più lattice all'interno della bomboletta di CO2. Spero di non utilizzarlo mai, però in ogni caso volevo rimarcare ancora una volta il discorso che questi copertoni mi hanno fatto pedalare sicuro
e tranquillo per tutti i 2500 km, anche perché io ero lì non solo per pedalare ma anche per filmare, e quindi sapere di avere dei copertoni affidabili che mi accompagnano per tutto il tempo senza darmi noia o problemi di qualsiasi tipo è tanta roba. Devo dire che Vittoria Terreno Zero, questa era veramente la prima volta che lo utilizzavo, però per i miei prossimi viaggi su asfalto, anche a lunga percorrenza, sarà sicuramente la mia prima scelta, soprattutto con l'inserto airliner, perché utilizzando cerchi in carbonio, ripetiamo ancora una volta, questa è sicuramente la scelta migliore in caso qualsiasi cosa succeda. Quindi sì, adesso Tommaso, io ti restituisco questo, perché tra l'altro abbiamo fatto anche qualche video rispetto al fatto che Vittoria ricicla i copertoni tramite Esosport. Esatto, raccogliamo pneumatici utilizzati che normalmente non vengono smaltiti né riciclati. Noi li consegniamo ad un'azienda che li trasforma in materiale con cui poi vengono costruite pavimentazioni per parchi giochi o per attività sportive. Tante cose interessanti, non solo copertoni dalle buone prestazioni, quindi io vi lascio più informazioni in descrizione. Grazie Tommaso, grazie Vittoria, questi me li riprendo perché comunque potrò farci altri chilometri. Fino adesso pedalo di nuovo a casa e niente, buone pedalate a tutti voi e ci vediamo al prossimo video. Ciao!